Allora, è stata una bella discussione dove ha prevalso il senso di responsabilità perché si guarda all'Italia. Ieri è arrivata la notizia, il debito pubblico del paese è arrivato a 93.000 euro a famiglia e a questo governo sembra non interessare nulla di tutto questo e continuano con le sceneggiate o con le bugie. E sono contento quindi che il Partito Democratico ha ritrovato, pur in una ricchezza del dibattito, l'unità ora per combattere. Costruire un'alternativa a questo governo, ributtarci nella mischia del rapporto con le persone, rafforzare il PD e costruire un'alleanza per avere un'alternativa che parli di lavoro, perché ce n'è di meno, parli di riduzione fiscale, ma per i salari più deboli del paese, che con meno tasse potrebbero salire, e parlare di scuola, università, ricerca. Quello che serve all'Italia e non le pagliacciate di chi governava insieme, prima dell'Europea ha litigato e poi si è rimesso insieme come se niente fosse. Ci sono state giornate difficili, ma eccoci qua ora per combattere la nostra battaglia. Quindi Giachetti ha Grazie. detto che tutto a posto, va bene così? Grazie, grazie. Parlano di ossessione dell'unità, ce l'hanno tutti.